secondo tutore Gianfrancesco Finellato, che anche lui non avrebbe così necessità di essere presentato per la sua grande presenza sul territorio veneziano. È ideatore della cosiddetta scrittura poetica neolapidaria, una forma di scrittura a tutto maiuscolo dove il verso è inciso sul foglio come fosse marmo o pietra vistria. Questo hanno detto di lui. Nel 1977 ha coordinato l'omaggio a Diego Valeri all'Università Popolare di Mestre, ha fondato con alcuni poeti veneziani l'Associazione Poesia Venezia, nell'81 ha partecipato a Fare Poesia, incontri di poesia contemporanea presso il comune di Pir, di Mira, a cui hanno aderito poeti quali Giudici, Maiorino e Zantotto. Ha pubblicato molti volumi di poesia, Lettera Poesia nel 76, Frammenti Penna d'Oca ancora nel 76, Per una terra di tenebre nel 76, anno prolifico, quindi 1976. Il ciclo della morte sempre 76, poi nel 77 Poesie didascaliche, Ottimismo, della città di Chioggia nel 1997. Sue poesie sono pubblicate su riviste nazionali e internazionali. Ha avuto parecchi critici che si sono interessati di lui, non sto a leggerli tutti perché sono veramente tantissimi, e inoltre ha partecipato, come dicevo prima, alla Biennale d'Arte di Venezia nel tentativo di organizzare questa speranza di una sezione poesia che non ha trovato comunque una sua realizzazione. In verità, i primi tre autori. Questa è una delle poesie definita anche missiva perché è scritta in modo molto particolare, perciò la leggerò in modo molto particolare. Anna Antoniazzo Bocchina, Necropoli 1981. Quanti, tutti, che siete qui, nella valle, oltre le case della città, da più di un secolo, tutti, qui, insieme, qui, nati, venuti, rimasti, quanta vita vissuta è con voi qui nella valle, vite di voi nei secoli, ora qui insieme, qui tutti, quanta vita tra voi. Nell'altro incontro. Rotolarsi in barattoli di seta e sentire l'amore che si spegne e la donna dal sacco verde fugge, ma il suo volto è morbido latte. Enrico Del Piero, Il breve calendario. In labirinti occulti di tristezza, costretto a cancellare le giornate del breve calendario che mi resta.